benvenuti al congresso Agora 2022. Siamo qui con il dottor Marco Papagni. Dottor Papagni, benvenuti, è un piacere averla tra noi. Buonasera, grazie. Iniziamo. Quali sono i contenuti innovativi, le conferme che vuole evidenziarci relative alla sua partecipazione al congresso? I contenuti innovativi sono diversi e riguardano soprattutto uno degli ambiti a cui tengo maggiormente, che è appunto la medicina estetica restitutiva, una medicina estetica dedicata a pazienti non sani, pazienti che hanno subito insulti estetici o danni estetici a causa di una malattia, a causa di un incidente stradale, di un trauma o a causa, come purtroppo sempre più succede, della lunga sopravvivenza nei confronti della patologia oncologica. Un tempo di tumore e di patologie oncologiche si moriva molto rapidamente, oggi si sopravvive, molte volte si guarisce, ma questo talvolta appunto porta con sé dei difetti. E sicuramente una delle novità più importanti e che ogni anno cerchiamo di far crescere e cerchiamo di far evolvere è proprio i concetti che ruotano intorno alla gestione estetica di questi pazienti. Per quanto invece riguarda le conferme, mi fa piacere sottolineare come anche quest'anno ho portato una relazione che riguarda il trattamento complessivo full face del volto con filler a base di acido ialuronico e anno dopo anno, incrementando la casistica, incrementando i casi e quindi l'esperienza, si conferma sempre di più quanto questo tipo di metodica possa essere sicura, performante e di soddisfazione per il paziente. Bene, allora proprio ricollegandoci a questa sua risposta, vi sono specifiche raccomandazioni per i colleghi? Certo, ci sono determinate raccomandazioni che dipendono molto dal grado di esperienza dei colleghi. Siamo in un'epoca in cui, a fronte di una presenza di colleghi e di medici che esercitano questa pratica clinica e medica da molti anni, ci sono molte new entry e molti giovani colleghi che entrano in questo settore. E la raccomandazione che ho cercato di trasmettere anche ieri durante la sessione riguarda proprio i più giovani riguarda i tipi di tecniche e quindi la sicurezza di alcuni tipi di trattamento. Oggi per chi ha poca esperienza, questi medici vedono medici molto più esperti di loro che maneggiano strumenti iniettivi e prodotti come se fossero a pranzo e quindi con una certa manualità, con una certa esperienza, sembra tutto facile, ma in realtà una cosa sembra facile quando viene fatta bene, quando c'è molta esperienza dentro, e in effetti non lo è. Quindi consiglio a tutti i giovani colleghi di intraprendere tutte le tappe necessarie, da inizio alla fine, per poter garantire loro stessi una preparazione che gli permetta, nel giro anche di poco tempo, di qualche anno, di arrivare a un grado di padronanza dei materiali e dei metodi che possa essere sufficiente a garantire la sicurezza dei pazienti. Ecco, voglio dire, i giovani colleghi li trova ricettivi a questo messaggio? Sì, li trovo molto ricettivi, spesso chiaramente come è tipico magari sottovalutano alcuni aspetti, del resto ripeto, quando noi vediamo Maradona fare tutto il campo di corsa e segnare a rete sembrava una cosa estremamente facile, ma sappiamo che lui era Maradona e quindi non, certo, è proprio così. Sono molto ricettivi, sono molto pazienti e la loro presenza ai congressi sicuramente dimostra questa loro attitudine. Benissimo. È innegabile dirlo, ma la medicina estetica sta diventando sempre più sicura ed etica. Ci sono dei rilievi clinici, pratici e raccomandazioni per i pazienti? Assolutamente sì, è vero che il profilo di sicurezza e di performance della medicina estetica sta incrementando, questo è dovuto al fatto che sempre di più da parte nostra c'è l'impegno a vederla come una scienza a tutti gli effetti e quindi il consiglio che mi sento di dare ai pazienti è di seguire proprio queste indicazioni e di seguire una filosofia scientifica dell'approccio medico estetico. C'è la tendenza, e purtroppo in alcuni casi di cronaca questo viene evidenziato, ad affidarsi a falsi professionisti o a non professionisti. Il nostro sforzo invece è quello di tenere il più alto profilo di scientificità proprio per dare garanzia ai pazienti di sicurezza. Quindi la raccomandazione che posso fare loro è di accomodarci in questo nostro intento, in questo nostro sforzo e quindi di seguire poi la scientificità e quindi di affidarsi solo a professionisti preparati, certificati e con un numero di anni di esperienza consono. Bene, affrontiamo adesso il discorso della medicina estetica restitutiva, che è indicata a quei pazienti patologici e post-traumatici.
quali sono le tecnologie e i trattamenti più indicati, e poi io vorrei sapere qualcosa di più del progetto HELP. Sicuramente, innanzitutto mi sento di dire che la medicina estetica restitutiva non è una novità assoluta. La medicina estetica nasce ad opera di un medico francese che è Jean-Jacques Legrand diversi anni fa, e nasce come da una visione sostanzialmente olistica della branca medica e dalla convinzione che è possibile curare molto dell'aspetto emotivo, psicologico, e quindi è possibile incrementare il benessere di una persona attraverso la cura dell'estetica. Quindi il fatto che l'estetica sia importante per un benessere non è di certo una novità. Quello che è un po' più sicuramente una novità degli ultimi anni è proprio l'evoluzione degli strumenti che noi abbiamo a disposizione e il cambiamento da parte della mentalità dei pazienti, ma anche della società. Gli strumenti sicuramente sono sempre più evoluti e ci possono garantire performance elevate anche sul lungo periodo, e questo sicuramente porta via un po' di campo la chirurgia a favore della medicina estetica, e la mentalità delle persone è cambiata perché appunto mentre prima a seguito di un grave incidente o di una grandissima sfortuna, di una malattia, ci si reputava fortunati se si sopravviveva a questo, oggi non è più sufficiente, e quindi sempre di più, anche coerentemente con quello che è la definizione dell'OMS e quindi dell'organismo massimo assoluto che governa sulla sanità, che vede come lo stato di salute non solo come un'assenza di malattia o di problematica, ma come proprio uno stato complessivo di benessere. Questo è il punto centrale. L'altro punto centrale è che, e questo richiede appunto una specifica preparazione, è una specifica analisi di quella che è la bibliografia scientifica ed è il motivo per cui noi ogni anno proponiamo una sessione dedicata a questo argomento, è che chiaramente se gli strumenti che noi utilizziamo in estetica e su questi pazienti sono gli stessi, i pazienti però non sono assolutamente gli stessi, perché un paziente non sano o un paziente appunto che ha subito un trauma ha delle caratteristiche fisiche a livello dei tessuti cutanei ed anche psicologiche che sono molto diverse da quelle del paziente invece sano che non ha avuto nessuna problematica, e questo richiede una preparazione specifica. E il progetto HELP, che a me ha sempre affascinato fin dall'inizio, fin dalla sua nascita. Ecco, il progetto HELP è sicuramente invece una novità, su questo non ci piove. Il progetto HELP è una grande novità perché per la prima volta noi abbiamo voluto oggettivare e sostanzialmente creare e raccogliere dei dati il più possibile scientifici su quelle che sono le esigenze di questi pazienti, perché molto spesso appunto ancora oggi c'è un po' questo atteggiamento sociale nel dire ma cosa vuoi migliorare l'estetica se sei appena guarita da un tumore, quando non ci si rende conto invece che per il paziente questa cosa è estremamente fondamentale. E allora il primo passo per fare un lavoro scientifico coerente e quindi di alto profilo è sicuramente oggettivare questa necessità. E il progetto HELP si basa proprio su questo. HELP for Aesthetic Long Lasting Problem è un acronimo che noi abbiamo ritradotto in HELP ed è sostanzialmente un'intervista online, una SARV, un'intervista online, a cui tutti i pazienti di questa categoria possono accedere in forma assolutamente anonima dal sito www.ricercahelp.it, compilando questa intervista, sono all'incirca una sessantina di domande. Questo ci dà la possibilità appunto di registrare le risposte, di raccogliere dei dati in merito alle esigenze e quindi di poter fare una serie di opere future sia dal punto di vista della divulgazione scientifica ma anche dal punto di vista della sensibilizzazione degli organi governativi e della società stessa nei confronti di questa popolazione di pazienti. Benissimo. E c'è qualche novità in ballo, dottor Papagni? C'è qualche novità in ballo di cui sono particolarmente orgoglioso e fiero, è che stiamo aspettando la pubblicazione di un libro che è già stato consegnato all'editore e che dovrebbe essere prevista tra dicembre e gennaio, un libro scritto appunto da me che riguarda proprio la medicina estetica restitutiva. È un libro divulgativo e non scientifico, quindi il target è il pubblico, serve per l'appunto, come ci siamo detti prima, a creare sensibilizzazione nei confronti di questo discorso e di questo progetto. Reputo che possa essere abbastanza interessante, ma questo lo giudicherà il pubblico, e quindi sono ben lieto di annunciare con un paio di mesi di anticipo che uscirà per l'appunto questo testo in libreria. Dottor Papagni, io la ringrazio, le faccio i complimenti. Grazie per il libro, per l'invito e per l'intervista che ci ha rilasciato, molto interessante, e le auguro buon lavoro. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie.